tutti. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuto a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di venerdì 22 luglio 2022. Firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al decreto di scioglimento di Senato e Camera dei Deputati, indette pertanto nuove elezioni, la data del voto al quale potranno partecipare per corrispondenza anche i cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle specifiche liste elettorali è stata fissata al 25 settembre. Mi auguro, ha commentato il Capo dello Stato nel comunicare le decisioni assunte, che pur nell'intensa e a volte acuta dialettica della campagna elettorale vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo nell'interesse superiore dell'Italia. Rimarranno chiusi nel mese di agosto gli sportelli del cittadino attivati a Lorach e a Waschdut Tiengen dal Comites Friburgo. La sede di Lorach sospenderà le attività dal 1 al 31, quella di Waschdut Tiengen dal 1 al 28. Aperti la scorsa primavera, i due sportelli forniscono assistenza agli italiani nella compilazione di pratiche e nell'utilizzo dei servizi consolari, offrono supporto per orientarsi nel sistema burocratico tedesco. Restiamo in Germania perché l'ambasciata d'Italia ha indetto una procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato a contratto a tempo indeterminato da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel settore contabilità, manifestazioni culturali, traduzione. La figura selezionata lavorerà per l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino. I requisiti richiesti sono: aver compiuto il 18° anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado equivalente, avere la residenza in Germania da almeno 2 anni. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 23:59 del 19 agosto 2022. Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito www.iicberlino.esteri.it. Ultima notizia, anche a Perth in Australia verrà celebrata la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, un appuntamento che ogni anno l'8 di agosto ricorda le vittime italiane nella tragedia mineraria di Massinella avvenuta in Belgio nel 1956 e tutti gli espatriati che hanno perso la vita sul lavoro. La commemorazione a Perth è in programma per domenica 7 agosto alle ore 11 presso il Vasto Memorial a East Perth. Il Consolato d'Italia e il Comites, promotori dell'iniziativa, invitano la comunità italiana a partecipare. Per maggiori informazioni www.consperth.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.